Bene, riprendiamo il nostro viaggio, anzi il viaggio di Ulisse, dall'isola del Sole, per l'appunto dove il dio Sole si vendica, diciamo così, di questo affronto subito dai compagni di Ulisse. Dopo aver abbandonato l'isola del Sole, il viaggio di Ulisse prosegue con un percorso estremamente lungo che lo porta fino in Spagna, sulle coste meridionali della Spagna, nell'isola di Ogigia, l'isola di Calipso. Zeus, infatti, per vendicare il dio Sole, scatena una terribile tempesta dalla quale esce salvo solo Ulisse, che naufraga nell'isola di Ogigia, dove vive appunto la ninfa Calipso. L'isola è identica dalla descrizione che ne fa Omero all'odierna penisola di Ceuta, nella costa occidentale africana, di fronte a Gibilterra. La dimora della ninfa è una grotta ricca di stanze, giardini, con un bosco sacro. Vive in una grotta, insomma, Calipso. Calipso, che si innamora di Ulisse, gli impedisce per 7 lunghi anni di riprendere il mare, offrendogli in cambio l'immortalità, inutilmente, perché Ulisse vuole comunque ritornare in patria. L'Odissea è innanzitutto un poema del ritorno, in cui il sentimento predominante è il desiderio di Ulisse di tornare a casa. Dopo questo periodo è però costretto dagli dei a lasciarlo andare. Ulisse, quindi, a bordo di una zattera, cerca di raggiungere Itaca. Nuovo ed ennesimo tentativo. Di nuovo un lunghissimo viaggio lungo le coste africane del Nord Africa, in zattera, perché la sua nave è stata distrutta dopo l'affronto al dio Sole, per l'appunto, e riesce ad arrivare molto vicino alla sua Itaca, nell'isola di Scheria. Ulisse, appunto, ancora una volta punito dal dio Poseidone, con una violentissima tempesta naufraga a Scheria, l'odierna Corfù, è l'isola dei Feaci, popolo di marinai e di commercianti. Qui viene accolto amichevolmente sulle rive del mare da Nausica, figlia del re Alcino. A questo punto comincia in realtà il racconto di cui noi abbiamo fino adesso parlato, perché qui Ulisse, alla corte del re Alcino, racconta con questo lunghissimo flashback tutte le sue avventure, dalla partenza da Troia fino appunto a quando arriva sull'isola di Calipso. Finalmente, dall'isola dei Feaci, Ulisse arriva ad Itaca, accompagnato appunto dai Feaci. Dopo il commovente racconto delle sue avventure, l'eroe viene accompagnato con una nave dei Feaci a Itaca, isola del Mar Ionio, che si trova nella Grecia occidentale al largo di Cefalonia e che è la sua patria. Le sue peripezie però non sono ancora finite, perché qui i proci, come vedremo, imperversano nell'isola e premono perché Penelope, moglie dell'eroe, sposi uno di loro, in modo da diventare gli eredi, diciamo così, del patrimonio di Ulisse, anche perché non sanno che Ulisse in realtà sta per tornare. La dea Atena quindi trasforma Ulisse in un vecchio mendicante affinché nessuno lo riconosca, e con l'aiuto del figlio Telemaco, l'unico a cui Ulisse rivela la propria identità, l'eroe porta finalmente a termine la sua vendetta e riconquista il trono. E così si conclude finalmente questo lunghissimo viaggio e si conclude così anche l'Odissea, il grande poema del viaggio, dell'avventura, dell'astuzia, della furbizia, dell'amore per la conoscenza e dell'intelligenza come valore supremo rispetto, per esempio, alla forza.